Da pochi secondi l'Inter con Fanengo è qualificata per le semifinali del campionato di promozione. Con capitano Gabriele Dedda, allora, grande emozione, una partita sudatissima nonostante il risultato finale che vi vede con un certo distacco. Sì, sapevamo sicuramente che sarebbe stata una partita molto difficile, ma ci siamo fatti trovare pronti, siamo partiti molto bene. Poi dopo abbiamo avuto qualche problema in difesa, però siamo riusciti a rimanere concentrati e a fare una seconda parte di partita direi clamorosa, e sono iniziati a entrare i tiri, abbiamo preso ritmo e siamo riusciti a portare a casa questa partita che era l'unica cosa che contava veramente. Cosa che è scattato quando eravate sotto di 11 punti? Ma la voglia di vincere, perché questa è casa nostra e non deve passare nessuno da questa palestra. Poi avevamo ribaltato il fattore campo, non potevamo perdere questa occasione di vincere in casa e riuscire a guantare la semifinale. Adesso dobbiamo pensare a lavorare e niente, lavorare. Perché guardando avanti, l'obiettivo è sicuramente quello di andare avanti. Guardando avanti si profila un derby rischiosissimo ad alta tensione con il Zano. Ma al di là della squadra che incontreremo, dobbiamo fare il nostro gioco. Dobbiamo difendere, essere aggressivi, giocare bene in attacco, passarci bene la palla. E quando ci passiamo la palla entrano i tiri, riusciamo a difendere bene e siamo una vera squadra. Poi se sarà Zano e sarà un derby, bene, a noi piacciono le sfide e sicuramente fare un derby in semifinale è sicuramente qualcosa di interessante e daremo tutto, daremo il massimo per passare il turno anche in questo caso. Però